ringraziato in ogni momento. Santissimo e benedetto sia lodato, adorato e ringraziato in ogni momento. Santissimo e benedetto sacramento. O Gesù, Maestro nostro, siamo qui ai tuoi piedi per adorarti, per stare alla tua presenza. Lo vogliamo fare insieme con San Giuseppe, in questa vigilia della sua festa. Lo vogliamo fare insieme con Maria, con gli angeli e i santi. Vogliamo adorarti, Signore, stare qui con te. Vogliamo guardarti, vogliamo ascoltarti, riempirci di te, della tua presenza, del tuo amore. Gloria, gloria a te, Signore Gesù. Signore, vogliamo mettere ai tuoi piedi i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, le nostre ansie. Tutto ciò che viviamo in questo momento della nostra vita, le stanchezze della giornata, vogliamo ristorarci in te, stare con te, per trovare forza, per trovare luce. Con Pietro, Signore, diciamo, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Da chi possiamo andare, Signore, se non da te? E siamo qui ad adorarti. C'è chi è venuto da casa ad adorarti, c'è chi è rimasto a casa e ti sta adorando e sta davanti a te. Signore, grazie. Grazie perché ci sei. Vogliamo immergerci, fratelli miei, nella preghiera alla presenza di Dio, alla presenza di Gesù. Immergersi significa raccogliersi. Raccogliamoci. Ritagliamoci uno spazio per noi, per la nostra anima. È tempo di pensare alla tua anima. Interrompi il pensare e inizia l'ascolto, l'ascolto di lui. Dove interrompi la sfiducia, lo scoraggiamento, i sensi di colpa, la paura e inizia l'affidamento a lui, al Maestro Divino. Gesù, ti doni a Lui, perché sai che Lui ti ama. E allora, anche se sei a casa, sul divano, o seduto sulla sedia, o sei qua ad adorare Gesù, qui davanti a Lui, trova una posizione, un ginocchio, un seduto, rilassiamoci davanti al Signore. Troviamo una posizione tranquilla, evitiamo ogni forma di distrazione. Questo è il tempio di Dio. Dio a Mosè disse: Mosè, Mosè, togli i sandali. Togli i sandali, gli dice, perché questo è il luogo santo. E noi non abbiamo sandali, ma abbiamo tante distrazioni. Togliamo le distrazioni. Togliamo il cellulare che ci distraia, se a casa è ancora la TV accesa, spegnila. Togli le distrazioni. Il Re dei Re è davanti a te. Il Re
davanti a te. Se ancora pensi a ciò che hai fatto oggi, abbandona questo pensiero per adesso e metti tutto ai piedi di Gesù. Questo è tempo santo, è tempo santo, è tempio santo, che sei tu e sei davanti al Dio vivente. E noi lo crediamo fermamente che qui c'è il Dio vivente. E noi crediamo nella sua potenza. Crediamo che lui è qui, che Gesù è vivo. Entriamo in questa dimensione della presenza di Dio.
sentire, Signore, il calore della tua presenza, il calore del tuo amore. Allontana da noi, Signore, le tenebre del male, dell'oscurità, del dubbio. Allontana da noi, Signore, tutte le tristezze, gli scoraggiamenti, tutto ciò che in questo momento ferisce la nostra anima. Possono essere pensieri, possono essere turbamenti, possono essere sensi di colpa, paura della morte, paura del futuro. Signore, splendi nel nostro cuore, risplendi, così come ha illuminato il mondo nascendo a Betlemme, così come, Signore, stai illuminando la storia con la tua presenza eucaristica qui, stai illuminando il mondo da questa chiesa, Signore, perché noi crediamo che tu sei vivente, che la tua presenza non è racchiusa solo in questo luogo, ma questa tua presenza qui sta benedicendo il mondo intero, perché tu sei Dio. Risplendi, Signore, risplendi nei nostri cuori. Oggi la Madonna, attraverso un messaggio che dà a Medjugorje, a uno dei veggenti, ha dato un messaggio, lo dà ogni anno in questo giorno, in modo particolare, oltre al 25 di ogni mese. E vogliamo, davanti a suo figlio Gesù, meditare insieme su questo messaggio che è molto bello. Cari figli, maternamente vi invito a ritornare alla gioia e alla verità del Vangelo. Ecco, già ci sono tre cose che ci vengono dette. Uno, che siamo figli di Maria, perché Gesù ci ha consegnato a lei sulla croce. Donna, dice Gesù a Maria, ecco tuo figlio, riferito a Giovanni, ma in Giovanni ci siamo tutti noi, siamo figli di Maria. Cari figli, ci dice la Madonna, cari figli, tu sei suo figlio, tu sei sua figlia. Invochiamo la Madonna, chiamiamo Maria, chiediamo la sua assistenza, il suo aiuto, il suo consiglio. Maternamente, dice, maternamente, Maria è madre, ci ha generati nel suo grembo, e il suo grembo, e nel suo grembo Maria ha generato suo figlio Gesù, ma ha generato anche noi, ai piedi della croce. Vi invito, dice, a ritornare alla gioia, ma questa gioia ha le sue radici nel Vangelo. E questo ci fa capire tanto, perché la vera gioia viene da Gesù. E nel Vangelo Gesù, le prime parole che dice sono queste: convertitevi e credete nel Vangelo. Cioè, cambiare vita, cambiare mentalità, abbandonare ciò che non è di Dio, ciò che non ci porta a Dio, ciò che ci ruba questa gioia. Ritornare alla gioia. Ritornare alla gioia e ritornare a Lui. Lui è la gioia, Gesù Cristo. Alla verità del Vangelo, e questo è un invito a leggere il Vangelo, a leggere la vita di Gesù. Leggere e rileggere.
tornate all'amore di mio figlio, poiché lui vi attende a braccia aperte. E qui è sottinteso la misericordia, il perdono. Le braccia aperte di Gesù sono le braccia della misericordia, ma sono anche le braccia di colui che dà un abbraccio che riscalda il cuore, come quando qualcuno ti abbraccia e ti senti riscaldare il cuore, ti senti voluto bene, ti senti amato, ti senti accolto, non ti senti giudicato. E la Madonna ce lo dice: ritornate all'amore di mio figlio. E noi che abbiamo Gesù qui davanti, siamo qui davanti a Lui, siamo venuti da Lui, vogliamo che Gesù riceva il suo abbraccio, lo desideriamo nel cuore, perché Lui guarisca il nostro cuore, lo converta ancora di più, lo cambi ancora di più. Noi ci possiamo sforzare in tanti modi, ma chi veramente cambia il nostro cuore è la sua grazia, è lo Spirito Santo. Noi ritorniamo a Lui, ma è Lui che ci cambia, è Lui che ci modella, perché Lui è il creatore. Adesso viviamo un momento proprio di guarigione interiore, dove chiediamo a Gesù di abbracciarci, di consolarci, di guarirci interiormente da quelle ferite che conosciamo e da quelle che non conosciamo. Ma Lui li conosce, Lui sa, Lui conosce chi siamo. Lasciamoci guarire dall'amore di Dio. Da quella di Venera,
tornare all'amore di Gesù significa piano piano consegnare tutta la vita a Lui, affinché, dice la Madonna, tutto ciò che fate nella vita lo facciate con mio figlio, con amore. L'amore genera amore, ma il generatore di questo amore è Dio. Il genitore di questo amore è Dio. È Lui che genera in noi l'amore. Non lo traiamo da noi, ma lo prendiamo da Lui, quello vero. Infatti Gesù dice nel Vangelo di Giovanni: chi ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, cioè dal suo cuore. Chi ha sete? Noi abbiamo sete di Dio. Se non l'abbiamo, chiediamo al Signore: Signore, fa che io abbia sete di te, cioè fa che io abbia desiderio di te, di stare con te, alla tua presenza. Genera in me questa sete, la sete del tuo amore, la sete di stare alla tua presenza. Perché poi tutto nella mia vita venga fatto con amore, venga amato dal tuo amore. Ogni minima cosa, ogni parola, ogni cosa, anche più banale, se siamo con il Signore, viene illuminata da Lui. Perché il nostro cuore è in Dio, è in Lui e non si stacca mai da Lui. Perché in questo modo viviamo nella pace. Nulla, di nulla abbiamo timore, perché sappiamo di essere in Dio, che è la nostra roccia, che è la nostra forza. E la Madonna infatti dice: affinché siate benedetti. Infatti la benedizione nella Bibbia è importantissima. Dio benediceva Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, Giuseppe, quello venduto dai fratelli. Dio ha benedetto San Giuseppe. Erano uomini e donne benedette da Dio, benedetti da Dio. Perché? Perché il loro cuore era in Dio. E tutto ciò che facevano gli riusciva bene, perché il loro cuore era in Dio. E hanno sperimentato che nella vita non ci sono mai sconfitte, ma sempre vittorie, quando si è in Dio, perché anche nella sconfitta si vince, dalla sconfitta si trae sempre una vittoria. In Dio si vince sempre, perché siamo con Lui, perché siamo benedetti da Lui. Ricordiamo la benedizione che dà Abramo: ti benedica il Signore, ti custodisca, faccia risplendere su di te il suo volto e ti doni pace. Tu sei una benedizione perché Dio ti benedice. Sei una benedizione per te, sei una benedizione per chi ti sta accanto, per chi ti circonda. Tu sei una benedizione perché sei benedetto da Dio. Tu
Tutti lo siamo benedetti da Dio. Dobbiamo accorgercene però di essere benedetti. Dobbiamo saperlo, considerarlo. E allora ringraziamo Dio perché siamo dei figli benedetti da Lui, dei figli benedetti da Maria. Ringraziamo il Signore che è qui davanti a noi. Ringraziamolo di cuore. Tu che sei benedetto, cioè sei santificato dalla sua grazia, sei tempio santo. Se sapessi quanto vali agli occhi di Dio, quanto valiamo agli occhi di Dio, se lo sapessimo, se riuscissimo a vedere con degli occhiali speciali la nostra anima nella sua purezza, vedremmo il cielo, perché c'è Dio dentro di noi. Noi siamo Dio, Dio abita in noi. Questo è stupendo, è meraviglioso, no? Ecco perché la Madonna ci invita di ritornare alla gioia. E poi più avanti dice affinché la vostra spiritualità sia interiore e non solo esteriore. E questo è un passaggio molto interessante, molto bello. E a volte viviamo una spiritualità molto esteriore, fatta di cose. Devo fare per Dio qualcosa. Coltiva invece di più la vita interiore, cioè il tuo stare alla presenza di Dio. Perché se le pratiche di pietà che tu fai non ti portano alla contemplazione, rischi di volare basso. Quando arrivi alla contemplazione, che cos'è la contemplazione? È stare alla presenza di Dio, rapito da Lui, dove tu non dici niente, ma prendi tutto. Non devi fare più niente, devi stare solo fermo, devi solo ascoltare, devi stare alla sua presenza. Quindi per decollare l'aereo deve prendere la rincorsa, no? Poi però quando prende quota rimane in su fino a quando deve scendere, no? E allora a volte noi non prendiamo quota, perché? Perché pensiamo solo alla preparazione della preghiera, no? E quello che diventa distrazione. Preghiera, le pratiche di pietà ci possono anche allontanare dalla presenza di Dio. Allora, quando leggiamo la Bibbia, quando recitiamo il rosario, quando partecipiamo a messa anche, no? Quando stiamo alla presenza di Gesù, Eucaristia, come ora, c'è un momento in cui decolliamo, cioè abbiamo bisogno di spiccare il volo e ci serve un qualcosa per stare alla presenza di Dio. Ma quando siamo alla presenza di Dio, contempla Lui, guardiamo Lui, stiamo alla sua presenza, è una preghiera interiore, una spiritualità interiore, dice la Madonna. È vero, curiamo di più questo aspetto. Impareremo a stare in silenzio davanti al Signore. Un passo della Bibbia che dice: sta in silenzio davanti al Signore, in silenzio. San Giuseppe è l'uomo del silenzio, è l'uomo del silenzio, perché ascolta la parola di Dio e realmente la mette in pratica. Impariamo da San Giuseppe il silenzio. Ma non come soltanto assenza di parole, ma come dialogo interiore con Dio, cioè mi relaziono con il Signore e da Lui traggo fuori la pace interiore, lo stare alla sua presenza. Allora, viviamo in questo momento di grazia.
vita fortificata dalla presenza di Dio. Non potrò vacillare perché Lui è con me. Lui è con te. Tu non puoi vacillare, Lui è con te. Il Signore Gesù è con te. Tu sei una roccia, perché Lui è la tua roccia. Lui è la tua forza, solo Lui. In Lui puoi confidare. Ritorna a Lui. E in Lui troverai ciò che hai perduto. O ritroverai o rafforzerai ciò che hai. Viviamo questa intimità con il Signore.
per sempre. Chi può narrare le prodezze del Signore, far risuonare tutta la sua lode? Beati coloro che osservano il diritto e agiscono con giustizia in ogni tempo. Ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo. Visitami con la tua salvezza, perché io veda il bene dei tuoi eletti, gioisca della gioia del tuo popolo, vivanti della tua eredità. Signore, siamo qui davanti a te e ti rendiamo grazie. Riconosciamo i tuoi prodigi, la tua grandezza. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Visitaci, oh Signore, nel nostro cuore, nella nostra casa. Visita il tuo popolo, Signore. Non guardare, Signore, al nostro peccato, ma guarda alla persona che tu hai creato. La Madonna ci dice: solo in questo modo sarete umili, generosi, colmi di amore e gioiosi. E il mio cuore materno gioirà con voi. Se il nostro cuore è unito a Dio, vivremo nell'umiltà, nella generosità, nella calma, nell'amore e nella gioia. Quando non viviamo in Dio, siamo superbi, non siamo generosi, siamo agitati, non amiamo, e soprattutto siamo tristi. Siamo tristi, ingannati dalle cose. Rincorriamo le cose, rincorriamo il successo, rincorriamo il guadagnare in più, rincorriamo i vizi, ci affatichiamo, ci affanniamo. Smarriamo. Ritorniamo al Signore. Ritornare al Signore, come ci dice la Madonna, è ritornare a essere piccoli, a essere bambini. Il bambino si fida, abbraccia il Padre e si abbuccia nella sua spalla. E noi con Gesù vogliamo fare così, vogliamo essere bambini, vogliamo abbracciarlo e fidarci di lui, abbucciarci nella sua spalla. Oh, yeah.
insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia gioia. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso il guadagno. Distogli i miei occhi dal guardare cose vane. Fammi vivere nella tua via. Con il tuo servo mantieni la tua promessa, perché di te si abbia amore. Allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni. Ecco, desidero i tuoi precetti, fammi vivere nella tua giustizia. Signore, desideriamo affidarci a te, totalmente a te. Desideriamo che tu ci guidi, che tu ci insegni la via da seguire. Desideriamo, Signore, che il nostro cuore, che gli occhi del nostro cuore siano totalmente rivolti a te. Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza, secondo la tua promessa. Amen. Grazie, Signore, per questa pace che ci stai dando. Viene dal cielo. Grazie, Signore, perché solo in te riposa la nostra anima. Grazie, Signore, perché dopo tante fatiche quotidiane in te troviamo il riposo, il ristoro, la quiete, la calma, ma soprattutto ritroviamo ciò che abbiamo perduto. Troviamo noi stessi. Per questo ti ringraziamo, Signore, perché siamo. Grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro.
non è vana nel Signore. Amen. Ecco, questa parola che significato ha? Non tutti forse la comprendono. Noi vinciamo nel Signore anche il peccato. Con Lui siamo più che vincitori. E questo è il momento per alcuni di non pensare più al passato. È nata una cosa nuova nel tuo cuore e nella tua vita. Non pensare più al passato, Non pensare più alle cose di prima, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Oggi sono nate cose nuove nel tuo cuore, nella tua vita. Per cui sei chiamato a rendere grazie a Dio che ti dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per cui nel tuo cuore, nel nostro cuore, rendiamo grazie al Signore. Thank you.
offriamo il sacramento dell'Eucaristia e lasciando il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto.